Ben ritrovati. Stavamo chiacchierando con Fabio Godioso del book che abbiamo esaminato, lo stop loss in particolare, anche come argomento collaterale a quello che è l'analisi della piattaforma T3. Adesso con Nicola Para arriva il momento dei mercati. Momento dei mercati, il FIB sta testando la parte alta, la resistenza. Il Esattamente. Nasdaq ha già riassorbito la correzione, c'è da chiedersi se lo farà anche il FIB. Ovviamente supporti e resistenze sono livelli cruciali, vendiamo o compriamo sulla rottura? Nicola. Allora, siamo a 22.008 che per me, come vedete da grafico daily, è un livello sensibile orizzontale importantissimo. Io qua ho già preso posizione short con opzioni. Ora, il livello di Aia, guardia, il sei livello. short di opzioni. Sì, adesso partiranno polemiche a non finire perché ho venduto una call addirittura ITM su aprile, la 22.5. Però Addirittura hai venduto chiaramente. call 22,5 Sì. coperta, immagino, Allora, spero. al momento no, sicuramente agirò in giornata, cioè Sì. non vado overnight Quando l'hai soltanto. venduta? Ma guarda, ti faccio vedere da grafico su Sì. 15 minuti dopo questa candela qua stamattina. Qui alle 9:45, alle 10 circa Perché? ho. Perché? Allora, torno sul time frame daily, Sì. eccoci qua. Allora, 22.8 per me è un livellone. Adesso i livelli di guardia importanti sono 22.008 e 22.000, Sì. ok? Sotto abbiamo 22.000, sopra abbiamo 22.008, 8.9, siamo 8.50. Sì. Per me siamo esattamente in corrispondenza del livello Anche di se ha sbavato resistenza. 22.000, sì. Ha Sì, sbavato, non ha riassorbito. 22.000, ti ricordi 3 settimane fa che ti parlavo dello short da portare fino a 22.000, addirittura il mercato ci ha regalato di più, non sono arrivato a fare quel 21.5, mi sono chiuso comunque a 22.000. 22.008, 22.009 per me è un livello di resistenza, finché non viene passato questo livello per me siamo short. Ti aggiungo, io faccio durante la settimana di scadenza Sì. mensile delle opzioni, Sì. solo sulle Bibo la faccio, ho sviluppato un'analisi proprietaria. Sì. Questa analisi la faccio sulle posizioni aperte in opzioni e cerco di identificare quello che è il valore più probabile di regolamento a scadenza. Quindi stiamo parlando di questo venerdì mattina. Tipicamente quando l'analisi la faccio a inizio settimana, poi Cioè, la tua i valori. idea è che non si va sotto ai 22,8 Allora, in fine settimana. la mia analisi mi dice che il range di regolamento più probabile è 22.5-23.000. Infatti non mi stupisco che il mercato sia fermo sostanzialmente da 2 giorni, oggi e ieri, perché è sostanzialmente in un punto di equilibrio. Il range più probabile di regolamento è proprio questo, tra 22.5 e 23.000. Ora bisognerà vedere se sarà il 23.000 come strike a fare da calamita oppure il 22.5. 22.500. Io ci aggiungo il fatto che come livello orizzontale sensibile ho i 22.008 che sono un livellone di resistenza importante, ho già preso posizione short. Ma perché Sicuramente short? per me siamo Perché c'era arrivati. poco spazio verso sopra? No, no, banalmente, guarda, sul time frame daily io ho un Sì. livello sensibile orizzontale di resistenza, 22.8-22.9, è Sì. identificato da questi massimi qua, 1, 2, 3, 4, 5, il mercato non li ha mai Ti sei superati. giocato la Per me, rotonda della finché non resistenza. li supera, io ogni volta shorto la resistenza. Quindi Mi è solo grafico, bastata, solo solo grafico. grafico, solo candele giapponesi, mi è bastata questa prima candela rossa, daily, quella di ieri, Sì. per dire ok, lì sicuramente sono state chiuse le posizioni long. Ti faccio Qui un'obiezione, non abbiamo era preso meglio aspettare profitto. l'impulso ribassista che sarebbe partito dalla violazione dei minimi di oggi? Allora, io cerco sempre, non dico di anticipare, Sì. perché anticipavo se semplicemente sul livello mettevo un ordine short, Sì. ok? Io ho shortato dopo che sul livello mi è stato dato un segnale di possibile ribasso, una candela rossa, banalmente. Il mercato apre e non ha la forza di chiudere sopra il livello di apertura, ma chiude sotto il Sì. livello di apertura. Proprio sul livello sensibile orizzontale di resistenza, questo per me è già un segnale. È un'anticipazione? Non è un'anticipazione? Io tengo monitorato il livello dei 22.900 punti. Se in chiusura daily ci andiamo sopra, per Sì. me la posizione è da chiudere. Cioè, tornando al discorso dello stop loss, io devo chiudere la posizione in qualche modo, ok? Perché alla rottura di questo livello, quindi con una chiusura daily sopra, prendiamo come riferimento il massimo di ieri, per me si va in breve a 2300, che è poi l'altro massimo di rilievo che abbiamo qua come riferimento grafico. Okay? Per me in poche ore si fanno quei 200 punti che ci separano dai 2300. Ci chiedono che time frame. Daily.
quello che vedete qua sul grafico che sto guardando. A quanto l'hai venduta? Quanto l'hai venduta? A 675. Un contratto. È una call, eh? Un contratto, sì. Adesso vai anche a vedere l'orario preciso in cui l'ho venduta. No, volevo fornire una cosa in più ai telespettatori, che è la graficazione della tua strategia. Sì, ottimo. Adesso così Fabio probabilmente vi farà vedere anche in termini di greche da cosa è composto il premio di questa opzione. Perché abbiamo un 50% dell'opzione che è solo teta. Ok, quindi sì, se il mercato non mi va contro, ma mi va a favore e io comincerò ad avere un buon margine di guadagno, posso portare l'opzione a scadenza, quindi al terzo venerdì di aprile. Perché, senti, non ti sembrano tanti i volumi oggi, 25.795 per essere una giornata interlocutoria? C'è il rollover. Esatto, che ci sono tante, essendo vicino alla scadenza tecnica, ci sono tanti spostamenti da una scadenza all'altra, quindi all'improvviso si vedono che passano 7.000, 12.000, tanti pezzi. Dopo la scadenza tecnica di solito che succede al mercato? È più libero di muoversi come piace? Torniamo al discorso del range di regolamento più probabile, che per me è fra 22.5 e 23.000. Sì. Il target della mia posizione short. Che però è un range molto ampio, cioè, non è che proprio... Sì, è vero, però c'è un perfetto equilibrio. Considera che la settimana scorsa, in realtà, avevo 22.5 come valore di regolamento più probabile. Non avevo un range, ma avevo un unico valore. Sì. Ok? Sì. Perché non c'era equilibrio fra gli strike 22.5 e 23.000, ok? Sì. Adesso invece c'è equilibrio, quindi il valore di regolamento diventa un range. Benissimo. Di dentro va tutto bene, ok? Le mani forti, gli istituzionali lasciano i retail liberi di spaziare all'interno di quel range. Questo è quello che tipicamente succede. Sì. Quando invece c'è un unico strike molto forte che fa da calamita, tipicamente si andrà là e a metà della settimana perché scorsa... Perché l'hai comprata ITN? Proprio per guadagnarci di più? Allora, sì, mi piacciono molto grasse, sono un avaro, un goloso. Che stai un po' più protetto. Tornando al discorso di prima, se poi si andrà a regolamento 22.5, perché sarà lo strike 22.5 a fare da calamite, io avrò già un buon margine di guadagno. Poi avrò la metà del premio dell'opzione che è tutto teta, quindi è tutto tempo, più mi avvicino alla scadenza e più il decadimento temporale sarà esponenziale e sarà enorme negli ultimi giorni prima che l'opzione muoia. Quindi io riuscirò, se le cose vanno nel migliore dei modi, addirittura a portare l'opzione a scadenza e da 22.000 e 500 punti io incasso tutto, ok? Sì. Quindi porto a casa totalmente tutto il premio incassato. Giuseppe, se posso farti la sua strategia, effettivamente questo è un software collegato con la nostra T3 Open, che è il software Iceberg. Effettivamente la strategia del mercato, in questo momento è ribassista, lo si vede che il mercato come posizioni guadagna se il mercato scende, lo vediamo da questo grafico, quindi la sua analisi è corretta. Lato posizioni istituzionali effettivamente hanno venduto più call di put, quindi conferma la sua analisi. E lato graficazione, che credo che sia carina da far vedere, questo è il payoff della strategia di Nicola, quindi vede un guadagno se il mercato scende, una perdita se il mercato sale, ha un delta di 0,62, significa che lo 0,38 è tutto temporalità e greche, quindi la sua strategia sicuramente è anche dovuta al fatto che se il mercato sta fermo lui guadagna, se scende guadagna, quindi ha l'1x della schedina, tra virgolette, quindi per i telespettatori a casa questa è la strategia di Nicola, dove vediamo in rosso let now, dove siamo esattamente adesso, col passare del tempo via let now si avvicinerà all'arancione, quindi il tempo per lui è favorevole, essendo una strategia assolutamente teta positiva, lo vediamo da qua. 15,49 euro ogni 100 euro di movimento è il teta in questo momento, è delta negativa perché ovviamente hai venduto un'opzione, sei esposto al Vega, quindi in caso di aumento di volatilità il premio, essendo vicino alla TM, si gonfierà. Esatto. Così va bene, il vero rischio è quello. Infatti vendo opzioni nude che poi copro comunque in giornata se è solo call, non lo faccio mai con le put per esempio, perché quando vendi una put stai andando long di mercato e domani il mercato può aprirmi a meno 10, è successo, no? Ci ricordiamo la Brexit. Sì. Può aprirmi a più 10? È un po' più difficile. Quindi quando vado a vendere una call è vero che rischio sempre l'aumento di volatilità, ma non come quando vado a vendere una put. C'è una differenza sostanziale in termini di rischio che il trader si va ad assumere. Assolutamente sì. Ecco,
l'idea della volatilità invece che ti sei fatto dovrebbe aumentare o diminuire nei prossimi giorni per via? Allora, io mi aspetto che possa sempre guardare le opzioni. Se mi aspetto che il mercato scenda, chiaramente mi aspetto un aumento di volatilità, però niente di esagerato. Tra l'altro il mio target è 22.250 punti circa, sì. Che tornando al discorso di prima, sono abbastanza convinto del fatto che non mi verrà fatto questa settimana 22.250 punti, proprio perché c'è il 22.500 di cui parlavamo prima che fa da diciamo supporto in termini di posizioni aperte in opzioni. Tu dicevi, poi dopo la scadenza sono liberi di muoversi? Sì. La risposta è sicuramente sì, si dovrà guardare ai posizionamenti in posizioni aperte in opzioni, escludendo appunto la scadenza che se n'è appena andata, ok? Quindi non avremo più i riferimenti 22.5, 23, avremo nuovi riferimenti. Se le posizioni lo permettono, 22.250 potrebbe essere un target. Di sicuramente, se vado a guadagnare, a seconda di come il mercato si è mosso, la volatilità aumentata, eccetera, un 50% di quello che ho già incassato, vado a chiudere la posizione se prima. Se vi serve, abbiamo la volatilità del nostro FIB, questo sì. È il VIX del FIB. Sì. In questo momento la volatilità implicita è a 15.5 punti, quindi è scesa molto rispetto ai 26-27 sì. Della settimane critiche, ma la volatilità storica, quindi la sommatoria dei 30 giorni, è più alta, 21. Quindi c'è un alert su questo e in real time con gli skewness di volatilità in questo momento abbiamo il market maker che su 3 giorni sta stimando il rischio di call e put nella maniera assolutamente identica con una volatilità non bassissima. Questo è su settimana prossima che è un pochino più bassa, su 3 giorni quindi non hai venduto quindi con una equilibrio. Bassa. Esatto, non hai venduto con una volatilità bassissima che ti può impennare a livelli estremi, questo è quello che dice il software, quindi va bene. Affiancavo la sua analisi. Va bene. Ah, bene. Perfetto, grazie a Fabio Godioso per essere stato con noi, grazie a Nicola Pare, io dovrei grazie. Salutarvi, ma non vi saluto, perché voglio da Fabio qualche appuntamento. Sì, allora giovedì abbiamo l'appuntamento fisso con il gruppo Tartarughe Massimo Vita live, diretta anche in streaming per chi non può viene partecipare. Viene la televisione prima di tutto, però gli eventi dal vivo Ti ringrazio, si farà trading live, okay. Sarà anche tutto registrato. E poi venerdì ho il primo webinar con Salvatore Scanano, Scanano di Volcharts, quindi faremo analisi volumetrica, anzi lui farà analisi volumetrica live su DAX, Bund, S&P 500, quindi seguiteci perché ci questa sarà... Questa è una notizia. Assolutamente sì, ci sarà ovviamente molta attenzione. Il primo webinar attenzione. Alla Volcharts. Esatto. Grazie anche a te perché sei stato grazie. Chi mi ha fatto conoscere Salvatore, quindi chi vuole iscriversi nella pagina eventi e formazione di WeBank, trovate il link dove si può iscriversi e partecipare. Partecipare al webinar. Ma non dai i suoi segreti, Salvatore. Secondo me. Però io lo pubblicherò. Io voglio gli dirai, vai, Salvatore, andiamo qua. Io voglio che mi dica cosa. Il webinar di che cosa parlerà? Parlerà sui volumi, come individuarli e lui dirà anche cosa prevede su un determinato strumento. Quindi una persona mercati che si, e sì, di dati. Allora, che si espone, la forma, il cocktail ideale. Esatto, a me piace perché si espone. Mixa. Beh, io personalmente lo affiancherò, nel senso utilizzando la piattaforma per indicare quelli che sono i livelli che lui vede al mercato e poi ovviamente vedremo nella volta successiva se sono realizzati. Va bene, ci ricordi quando? Venerdì dalle 10 alle 11. Venerdì dalle 10 alle 11 esatto, del mattino. Esatto. Va bene. Giuseppe, ti faccio poi si può vedere anche dopo il webinar. Sì, è registrato, quindi si va dove dopo sul sito di www.webank.it, sezioni eventi e formazione. E si vede il webinar. Assolutamente. Però invece chi è in tempo reale potrà anche fare domande live. Nicola, ti volevo solo dare un riscontro sull'ultima operazione che avevamo fatto 3 settimane fa sul Bund, sempre qua in diretta con Fabio. Era il lontano 20 febbraio, qua ho il Bund Daily. Sì. Eravamo riusciti a comprare il minimo poco sotto i 158, se ti ricordi il target era 160, il Bund è salito, prima della scadenza è riuscito a fare 160 e siamo andati a target. Va bene, grazie ancora, il tempo in televisione è quello che sempre. È, dobbiamo chiudere, però poi riprendiamo subito dopo con il resto della programmazione delle fonti TV. Grazie.